Ogni colpo che do lo schermo si rimpicciolisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, la sfida di oggi è: ogni colpo che sparo lo schermo si rimpicciolisce. Diciamo che non sarà facile né in editing né diciamo assieme provare a farlo, perché dovrò far diminuire lo schermo di pochissimo ogni colpo che sparerò, altrimenti arriverò tipo già a 2 kill che lo schermo sarà minion. Quindi dovrò cercare di fare del mio meglio e cercherò di sparare principalmente con un fucile a pompa. Vediamo, allora, io direi di scambiarci questa cosa così, esatto. Di evitare le mitragliette per quanto ci è possibile. Magari di trovare, non lo so, un lanciarazzi. Comunque ragazzi, ragionando con una testa, ci servono armi che sparano con una bassa cadenza. Quindi armi a colpo singolo, semiautomatiche. Per esempio gel 3 colpi non era una grande scelta. L'M4 diciamo che potrebbe essere leggermente meglio. Credo che sia successo qualcosa alla mia visuale, perché prima stavo provando a giocare, esatto, ma è troppo veloce. Io non capisco perché sia così veloce. Ho abbassato un pochino, spero che vada meglio sinceramente. Ma prima ho provato a sparare nel game precedente e mi sono ritrovato su un altro pianeta praticamente. Comunque dai, andiamo ragazzi, siamo pronti, vi siete pronti per questa sfida? Io sinceramente decisamente no. Io non vorrei neanche fightare, non so neanche perché sono andato in una zona così brutta sinceramente, a Lazy, piena di gente. Dovevo andare in una zona senza nome, camperare, farvi vedere tutto il video senza che io facessi una mezza kill e arrivare solo in ending. Però non è il mio stile di gioco, quindi sarà molto divertente vedere questa cosa. Allora, puzza grande, ottimo. La mitraglietta non la prendo manco se mi pagate. Ancora mitragliette. Basta con le mitragliette, datemi uno spas, vi prego. Sarebbe la miglior cosa che può darci il gioco: uno spas o un lanciagranate, cioè un lanciarazzi. Sarebbero le cose migliori. Una pistola, sì, vabbè, ciao. Grazie il gioco, veramente. Sempre all'avanguardia, sempre sul pezzo. Oh, siamo calmi. Sta là, lo vedo, sta nascosto dietro al... Avevo letto sicuro, però lasciamo fare un attimo, ragazzi. Non... Sapete che sparerei io, sapete che farei io, ma non posso. Dai, ok, uno. Ok, un colpo, un hit, andato. Easy. Senza problemi, sta arrivando un altro. Non ti posso sparare. Guarda che infame, guarda. Ok, massacrato. Sta arrivando un elicottero. Cavolo, che brutto dover giocare così. Già non so quanti colpi ho sparato. Siamo in pochi comunque, 27. Non so come mai, ma la safe si è... Cioè la gente si è massacrata. Non so cosa diavolo sia successo, ma sono diminuiti drasticamente i nemici. E sinceramente io sono felicissimo di questa cosa. Mamma mia ragazzi, diciamo che lo schermo già ora potrebbe essere abbastanza piccolo. Però sono ancora fiducioso. Dobbiamo però trovare armi migliori ragazzi. Ok, fortunatamente. Dai. No, l'AUG no, ti prego, tutto ma non ora l'AUG. Ma io non posso permettermi di sparare 3 colpi alla volta. Lo schermo fa... Facciamolo, dai, prendiamo l'AUG. Sparerò solo se ho colpo sicuro, dai. Non lo so, che è difficilissimo pensarci. Non posso, dai, 3 colpi, no. No, non ha senso, ok? Che fa danno, ma un 3 colpi non me lo posso permettere in una sfida del genere. Altrimenti veramente diventa un casino, no. Ok, non fa nulla. Tra l'altro ragazzi, intanto vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live sul sito Viola per giocare assieme a Fortnite e a tanti altri giochi. Inoltre vi ricordo che in live gioco anche con i fan, quindi se volete ragazzi ritrovarvi con me alle 21 fissi in live ogni sera, vi lascio in descrizione nella sezione live streaming il link del canale dove potete iniziare a seguirmi, in modo da restare aggiornati su tutte le live che faremo e anche perché è il canale dove faccio le live. O meglio, ci si becca stasera alle 21. Ragazzi, intanto io un elicottero non dobbiamo farci notare, quindi ok, neanche l'elicottero è una grande idea. Raga, dobbiamo solo trovarmi, punto, cioè né più né meno. Andiamo alla ricerca di chest nella speranza anche gli approvvigionamenti, meglio evitarli perché vorrebbe dire esporsi troppo.
Queste partite sono ragionate, ragazzi. Avete presente negli anime quando fanno i ragionamenti, tutte quelle cose? Noi siamo così, cioè ragionati, ragazzi. E ci piace, niente ovviamente, ok. Questa cosa mi fa sempre molto molto piacere. Devo fullarmi di qualunque cosa. Io devo arrivare nell'endgame che mi chiudo col mio sparabende e inizio a spammarmi bende come se non ci fosse un domani. Io non voglio fightare in ending. Effettivamente voi, magari uno scherza, però sarebbe la miglior cosa cercare di non fightare neanche l'ultima persona. Sarebbe il top cercare di resistere con uno sparabende fino all'ending. Cioè andare ad oltranza, capito? Inutile dirlo, ma non vi aspettate un game con tante kill, perché ovviamente devo cercare di evitarli fight più che di farli. Ah ragazzi, è divertente, almeno io mi sto divertendo, è ansiogena la cosa, è veramente, ok. Vabbè, allora la safe è lontana, sta su Celti, dopo di Agency anche addirittura. Quasi quasi io mi devo camperare in un cespuglio, ora che ho visto questo cespuglio mi è venuta l'idea. Camper in un cespuglio, devo trovarlo, devo andare in safe e camperare in un cespuglio. Oh, ma panico, mi ha fatto via un infarto sta cosa. Questo cespuglio è fresco, bello fresco, mi piace. Però non è in safe, quindi fresco però sta da un paio di giorni in frigo. C'è uno di oggi. Ah, oh, cespuglio, 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 in safe. Oh, come sei bello, sei bellissimo. È permesso? Ok, cespuglio bello vuoto, come piace a noi. Eh sì ragazzi, ci tocca stare qui per un po', probabilmente ci tocca stare qui per un po'. Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto. Ma la sentite l'ansia? Cioè proprio così nell'aria, proprio si può toccare, un pezzo di ansia ho preso, cioè. Vabbè ragazzi, andiamo. No, ma incontro per forza qualcuno. Andando là incontro per forza qualcuno. Per forza ragazzi, ve lo dico io. Per l'esperienza di Fortnite qualcuno lo devo incontrare. Spero di sbagliarmi. Spero di non avere esperienza di Fortnite, anche se dopo 2 anni. Esatto, già ho lanciarazzi, ok. Per me vale come incontrato. Per qualche secondo mi pareva di aver visto muovere qualcuno qui dentro. Ma io non ho manco jump, non ho jump, non ho movement. Se mi ritrovo in un fight devo fightare e basta. Siamo in 8 ragazzi, dai. Se mi ci riesco a mettere, ti prego dimmi che non c'è nessuno in quelle strutture. Ok. Lì stava una cassa figa, però non fa niente, ormai è andata. Ormai stiamo qua, non mi voglio muovere, non so voi, però io non ho tutta questa voglia di muovermi. Sta là, lo vedo, non ho avuto neanche la fortuna di trovare un Barrett, capi? Ma ha sparato me? Ha sparato me. 3, 2, 1, safe, ti prego. Speravo in un lanciarazzi. Abbiamo il C4. Il C4 non vale come colpo sparato, Quello io potrei mirarlo. Cioè, ce l'ho nel mirino, dai. Guarda, guarda. Che fastidio. Più livelli a sparare, guardateli. Ma si sono messi veramente a giocare la World Cup. Non lo so, ma perché tutti fortinati così tanto? Cavolo, sembra una partita in competitive. Mi sento un noob, ragazzi, mi sento. Ma quelli che stanno a fare? Stanno a cooperare, non lo so. Cioè, guardateli, ragazzi, sono tutti bravi a costruire, a fare tunneling. Cioè, non c'è uno scarso, capito? Io questi potrei fightarli, ma fightarli intendo fightarli proprio. Cioè, devo iniziare a fightare seriamente. Mi stanno cominciando anche ad Si stanno cominciando anche a mettere troppo vicini, sinceramente. Quello, a me è arrivata una cecchinata comunque, non so da chi. Ah, mi ha visto, infatti, ok. La mia copertura è saltata. Ok, va bene. Si è messo sulla mia testa. Nessuno sta ancora sparando a me. Per ora sono ancora ignorato. Ok. Ok ragazzi, dai. Wow, è andata, signori.
Ma stiamo scherzando? Mi è preso un panico ad un certo punto. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto rimpicciolire anche lo schermo di Vogo.